O bentornato sul mio canale Tiny Seeds of ASMR. Oggi voglio proporti una visualizzazione guidata per aiutarti a trovare un momento di pace e un luogo sicuro dove rifugiarti quando pensi di averne bisogno. Io ti suggerirò delle parole, darò delle suggestioni e tu, chiudendo gli occhi, non dovrai far altro che seguire la mia voce per arrivare in questo posto speciale, calmo, dentro di te. Ne hai voglia? Allora, iniziamo. La prima cosa da fare è che ti devi stendere, trovare posizione comoda e poi toglierti braccialetti, collane, slacciare una cintura se ce l'hai o toglierti qualunque cosa di contenitivo, come per esempio può essere il reggiseno per una donna, perché questo comprime la respirazione. E noi in questo momento abbiamo bisogno di lasciare fluire il respiro. L'hai fatto? Molto bene. Allora, adesso chiudi gli occhi e poi fai 3 respiri profondi assieme a me, più profondi che puoi. Questi respiri, prova a non sollevare il petto, devi sentire l'aria come se ti entrasse fin dentro la pancia e gonfiasse un palloncino che hai dentro la pancia. L'aria deve andare dentro questo palloncino, non deve andare più su e nemmeno fino a qui, perché esistono respirazione diaframmatica, quella che appunto ci fa gonfiare questo palloncino dentro la pancia. Poi c'è una respirazione toracica che andrebbe attivata solo nei momenti di stress e di pericolo, perché ci fa arrivare poco ossigeno e dobbiamo respirare più velocemente. E questo è valido per situazioni di stress, come quando l'uomo era un cacciatore e doveva difendersi dagli animali che cacciava. E poi c'è una respirazione ancora più alta, clavicolare, e questa è una respirazione che porta a forte stress o ad aumentare lo stress. Respirazione ancora più breve. Allora, oggi cerchiamo di arrivare più nel profondo. Metti le mani sulla pancia e prova a spostare le mani gonfiando questo palloncino. Fai dei respiri profondi, inspirando dal naso ed espirando dal questo palloncino che si gonfia e si sgonfia. All'inizio non è facile, ma col tempo sarà sempre più immediato. E questa respirazione profonda
Continuiamo con la respirazione profonda e immergiamoci nel rilassamento. Respiriamo. Questa è la tua isola. Nessun altro la conosce. Nessun altro sa come arrivarci. In quest'isola tu sei al sicuro. È una bellissima giornata. Guarda il cielo. Di che colore è? Ci sono delle nuvole? Senti il vento sulla pelle, è una brezza leggera che aiuta a lenire il calore del sole. Questo caldo non ti dà fastidio, ma è piacevole sulla pelle. Lo senti? Senti la sensazione del vento che ti passa sulla pelle e ti rinfresca. Stai camminando sulla sabbia vicino al mare. Di che colore è la sabbia? Senti come si sposta sotto i tuoi piedi. Come mantiene il tuo peso. Stai camminando sulla sabbia, vicino al mare, sul bagnasciuga. Senti la sabbia sotto i piedi. Di che colore è la sabbia? E che sensazione ti dà muovendo i piedi? Senti come le onde arrivano e ti lambiscono i piedi, rinfrescando la sabbia e poi tornando indietro verso il mare e lasciando un po' asciugare la sabbia. Camminando alla velocità che più ti aggrada, quella che ti fa sentire calmo e riposato. E mentre cammini, ascolti il suono delle onde, il loro andare. Sembra quasi di poterti adattare a questo respiro del mare. Senti come se il mare o l'oceano stesse respirando assieme.
insieme a te. E questo è molto calmante. Senti il suono delle onde. Ci sono degli uccelli nell'aria. Prova a sentire se ne senti il richiamo. Se ci sono, li osservi da lontano, veleggiare sul vento che ti accarezza la pelle. Anche loro fanno parte della tua isola sicura. Adesso ti dirigi verso una maca che è distesa tra due alberi, tra due palme, se preferisci, vicino alla spiaggia, e mentre cammini senti la differenza della sabbia sotto i tuoi piedi. Adesso è asciutta. Che sensazioni ti dà? Senti la differenza rispetto a prima. Ti dirigi con calma verso la tua amaca. Tuo colore preferito. Ti distendi e guardi il cielo e il mare e respiri profondamente, perché questo è il tuo posto sicuro. Qui nessuno. Respiri mentre sei disteso su questa amaca e ti stai rilassando sempre di più. Da lontano vedi una barca che è ormeggiata vicino alla spiaggia. Questa è la tua barca. Ogni volta che vorrai andare via da quest'isola o tornarci, la barca è a tua disposizione ed è solo tua, perché nessuno ti ha.